Eccoci, benvenuti. Ecco la non official final table di questo main event. E iniziamo subito col botto. Abbiamo uno dei più classici coin flip: 8-8 contro AsoK suited. Flop 10-7-2 con 3 pick, 2 turn e 2 river. Quindi Albano Fedele, esponente della scuola pokeristica bolognese, trova il double up sperato. Andiamo ai conteggi, vediamo quanto è l'importo nel suo stack. 210. L'importo all'in. Era il più short di questo tavolo finale e trova il double up sperato. Allora, vi diamo un po' di nomi, i 10 finalisti di questo main event. Partiamo dal sit numero 1. Per chi non lo conoscesse, sit numero 1, eccolo inquadrato dalle telecamere, Giancarlo Imperati, detto Lingottino. Posto numero 2, il chip leader dei due, Attilio Gatta. Posto numero 3, Andrea Ferrari. Posto numero 4, il Fabbro, Isaia Alessio. Posto numero 5, Salvatore Saracino. Al 6, il già citato Albano Fedele, che ha appena double appato. Posto numero 7, Enrico Mosca. Posto numero 8, Iannini Fabrizio. Posto numero 9, Marcello Mignucchi. Ci spostiamo con la telecamera. Qua. E posto numero 9, attuale chip leader, Palmieri Massimiliano. Quindi 10 finalisti che hanno già vinto anche il ticket per il main event del campionato italiano del 2024. I blinds sono 7.000-14.000, i blind ante 14.000, l'average stack 684.000. I giocatori giocheranno fino alla composizione dell'official TV table, che verrà giocato domani in diretta su Poker Italia TV, canale YouTube, commentato da me, Magrini, e vi porteremo di sicuro qualche ospite. Intanto guardiamo un po' di action, c'è stato un fold generale. La parola a Marcello Mignucchi da Hijack, decide di aprire a 30.000, parola a Palmieri, passa anche Imperati, Gatta. Sit numero 2, Gatta al sit numero 2, sembra che stia preparando le chip per un raise, decide di trebettare. Siamo sui 100.000, penso, qualcosa in meno, 100.000 tondi, e la parola Ferrari da big blind. Ferrari passa, parola Marcello Mignucchi in sit numero 9. Ci pensa un po' su Marcello ha uno stack che si aggira sui 500.000 circa. Intanto c'è anche un siparietto tra i due in cui ci siamo presentati e Attilio gli dice: piacere Antilio Gatta. Beh, il 100.000 e 3 bet fuori posizione, sicuramente una mossa abbastanza forte da parte sua. E Mignucchi ci sta ancora pensando, attenzione, Mignucchi fa call, piacere Marcello Mignucchi, quindi zap. Andiamo a vedere il flop. Il flop è Jack 10-6 con due cuori. Gatta. Gatta decide di puntare 300.000.
300.000 la bet di Attilio Gatta. Mignocchi ci pensa su. Mignocchi rimane con circa 480 dietro, quindi il suo stack della mano era sui 580. Attenzione, all-in di Mignocchi. Piatto importantissimo questo, questo è un piatto che Mignocchi fa all-in abbastanza sicuro di sé, perché la bet di Gatta è praticamente più del piatto. Sul resto di Mignocchi Gatta ci sta pensando, attenzione. Allora andiamo ai conteggi, vediamo un attimo quanta. $4.90 circa l'olin di Mignocchi. $4.92 il resto di Mignocchi e Gatta dopo aver bettato 300.000. Gatta gioca come era ben prevedibile, quindi andremo alle carte. Flop Jack 10-6 con due cuori. Gatta dichiara di essere partito in bluff, attenzione. Aspettiamo lo showdown, gli assi di Mignocchi e K donna di Gatta. Turn un 10 e arriva un jack double up per Marcello Mignocchi, fanta spot per lui all'inizio di questo no official final table. Intanto balletta che è sempre per tutto Marcello, bello sorridente. Andata bene Marcello? Andata bene? Sì, andata bene, andata bene. E quindi Monster Pot per Marcello che vola sopra il 1.200.000, quindi quasi doppio average per lui, belle notizie per Cavendrami. Quindi avremo una nuova mano. Ricordo per chi si è appena collegato 7.000, 14.000, biblainante 14.000, average stack 680.000 circa. Parliamo un po' di premi. Primo premio una moneta di 45.000, secondo premio 30.000, 20.000 al terzo classificato, 16.002 al quarto, 12.004 al quinto, 9.005 al sesto classificato, 7.006 al settimo, 6.002 all'ottavo, 5.100 al nono, 4.100 al decimo. Tutti i 10 finalisti hanno già vinto il ticket per il main event dei campionati italiani del 2024. Che forse Marcello non lo sa. Marcello, lo sai che i primi 10 hanno già vinto il ticket per il main event dell'anno prossimo? Me l'ha detto prima Giangio, gli ho già dato il paraculo perché ci vuol costringere a venire tutti anche per l'anno prossimo. Grazie Marcello. Grazie Marcello, gentilissimo. Fu così che la diretta venne cancellata. Passa Saracino da Under the Gun, fedele da UTG più 1 apre a 30.000, standard, tutti fold, parola palmiere, il C10 che passa, passa anche Lingottino, parola a Gatta da bottone che flatta 30.000, Ferrari di Small Blind ci pensa su. Prime battute abbiamo avuto il double up di Fedele e il double up di Mignocchi, siamo partiti col piede giusto. Parola alla Cisaia, Big Blind gioca a sua volta, quindi avremo un four way al flop. 4 giocatori
pop abbastanza dinamico, Jack 9-2 con due cuori, c'è un po' di tutto, c'è Canny Blinds, parola all'OR. Nel frattempo vi do un po' di info, intanto che la stiamo avanti, sono rimasti 5 left al campionato italiano, 8 max KO dopo 81 entries, è in corso il Tournament of Champion che alla chiusura delle registrazioni sarà disponibile in versione TV Table giù, commentato da me e Magrini. E dall'altra parte della sala è in corso anche il Wind Button, quindi bracciali a volontà anche stasera. Intanto abbiamo 80.000 di Fedele che decide di cipettare, Gatta da bottone ci pensa su. Andiamo a vedere un attimo lo stack di Gatta. Gatta si aggira sui 650.000 nonostante la battosta di prima. Gioca Gatta, Ferrari folda, Isaiah folda a sua volta, quindi è Zap Fedele contro Gatta. Turn 6 di cuori. Tanto un 6 di cuore che potrebbe frizzare un po' l'action. Attenzione, sul check di Fedele c'è il rastro di Attilio Gatta. Parola al player bolognese, Fedele Albano, l'all-in di Gatta ovviamente è superiore allo stack di Fedele Albano, il Fedele Albano ci deve pensare, quindi scelta importante, lo stack di Fedele è sui 350.000 circa, occhio e croce. Al campionato italiano 8 Max KO sono rimasti in 4, è stata un'altra eliminazione, si avvicina al podio. Lunga pensatoia per Fedele Albano, quindi deduco che abbia una mano di sicuro di valore. Cuore ha frizzato l'action, quindi ha deciso di checkare il turn, però lunga. Gioca Fedele, attenzione, andremo alle carte. Gatta gira K dama e Fedele gira dama fante, e attenzione, altro double up per il giocatore bolognese, Albano Fedele, nice call per lui. Andiamo ai conteggi, direi che siamo, come avevo appena dichiarato, sui 350 circa. Occhio e croce sono quelli. Gran bel call per Fedele, veramente un bel call. Probabilmente ha detto seguo il mio istinto e faccio call, sicuramente legato magari allo spot di prima di Gatta, forse anche questo ha aiutato il giocatore di Bologna a giocare in questo spot. Adesso andiamo a prendere una reazione a caldo da dietro le quinte. Sì, guarda, sono le telecamere, cosa ne pensi di questo call? Questo call qua?
Cosa ne penso? Che è uno dei migliori gol che li ho visti. È uno dei migliori, è uno dei migliori. Perché qua è sul final table, sotto la pressione. Era il più short, siamo già quasi un milione, quindi tutto tornato a posto. Ormai sei il suo allenatore, dai. Sì, siamo in squadra. Una squadra delle squadre più forti di Bologna. Vabbè, no? Salutiamo Flori Rupa qua dietro le quinte, che ormai è un giorno che lo segui, quindi tre giorni che lo segui, anche al tavolo. Anche al tavolo, siete stati sempre al tavolo assieme tra una balla e l'altra. Bene, quindi andiamo con una nuova mano. Nuova mano, blinds 7-14 ancora. Big blind ante 14, livello cambierà tra circa 11 minuti e tra 11 minuti i blind aumenteranno, per modo di dire, a 8-16. Small blind Isaia e big blind Saracino. Fedele passa. Fedele al mano passa, passa Mosca. Minucchi apre a 30.000. E tutti i fold sull'apertura di Minucchi. Quindi Minucchi vince un contest. Quindi telespettatori da casa, ragazzi che ci state seguendo, intanto salutiamo Toninello, perché il TV table non è bello se non c'è Toninello, è una frase ormai che diciamo da mesi e mesi. 10 left al main event, a breve cambio livello, vi aggiorneremo con delle news sui nostri canali social, con qualche video, e facciamo in bocca al lupo a questi 10 finalisti, perché dopo 3 giornate intense di gioco se lo sono meritati. Ragazzi, a più tardi, ciao. We'll be right back.